La minaccia invisibile. Non voglio più vedere la sua faccia in giro! Non voglio più vedere la sua faccia in giro! Non voglio più vedere la faccia del sultano che non mi permette di diventare sultano al posto del sultano! Capo, non so come dirglielo, ma ecco, se lei non vuole più vedere il sultano, forse io posso aiutarla. Che cosa? Che cosa dici? Ho sentito dire in giro di un mago capace di rendere invisibili le facce delle persone, e non solo, anche le persone in persona. Perché non me l'hai detto subito? Perché ogni volta che architettiamo qualche stramberia, poi finiamo sempre nei guai. Chiudi il becco e conducimi subito da lui, forza! Se nessuno lo vede, il sultano è come se non esistesse. È fatta, diventerò sultano al posto del sultano. Siamo arrivati, capo. Però è molto strano, non c'è la porta. Tu aspettami qui. A dopo. Avanti. Scusate, signori. Scordo sempre che la gente non vede la mia porta. E mi perdoni la confusione. Ho troppo da fare per tenere tutto in ordine. Conosco i disagi di chi vive da solo. Prego, si accomodi sulla poltrona rossa. Che mi dice? Ci presentiamo? Beh, io veramente sarei qui in incognito. Non sente puzza di bruciato? Certamente, perché ha scelto di accomodarsi sul barbecue? La poltrona è qui alla mia sinistra. Dove? Mi indichi il punto esatto. Hai fa male. Per forza, sta camminando sulla mia tavola di chiodi. Là c'è il mio orologio pendolo, stia attento per favore. No. La mia testa. No, la tovaglia del tavolo, no. Ha rotto il mio servizio cinese. Era già in bilico. Lei è un uomo maldestro. Mi scusi, non è mia abitudine. Ferma! Quello è il mio scrigno debole. Oh, no! Era il mio vaso babilonese. Molla lo xilofono di Bantù. Piano, le tavole sumere, la mummia e il pappagallo. E scarsiti al lotto. Mi stai sopra. Non muoverti più da lì. Sentiamo. Che cos'è che vorresti da me? Ecco. Corre voce che lei sappia rendere invisibili cose e persone. È la verità. Può anche essere. Voglio che mi riveli il segreto. Le costerà una cifra esagerata. Sono esosissimo. Spara il prezzo. 100.000 denari tondi. Scordateli. 50. Ma sei fuori? 40. Prezzo stracciato, ultima offerta. Facciamo 10.000 e l'affare è fatto. Va bene, sia. Ci rimetto di brutto, ma accetto, Volpino. Il trucco è semplice. Dunque, per rendere una persona invisibile, devi metterti di fronte a lui con le mani sugli occhi e dire: Alagazam, non voglio vedere la tua faccia, non voglio vederla mai più. Come tutto qui? Tutto qui. La vittima però deve essere perfettamente immobile quando pronuncerai la parola magica. E faccio subito un esperimento. Salam! Arrivo, capo! Apri la porta, balordo! Resta immobile. Alagazam, non voglio vedere la tua faccia, non voglio vederti mai più! Ottimo! Funziona, funziona davvero! Vieni, Salam, andiamo via. Ma come, capo? Non capisco. Mi ha chiamato solo per dirmi che non vuole vedermi più. Ehi, i miei 10.000! Oh, mi scusi, quasi dimenticavo. Eccoli. Oh, no! Sul barbecue, no! Capo, guardi! Cosa? Cosa c'è? Ma non vede, sono invisibile. Come faccio a farmi la barba adesso? Ma tu pensa. Aspettami qui. Sì, ai suoi ordini, Gran Visir. Non tu, io.
Aiuto! Aiuto! Beh, mai visto prima d'ora un uomo invisibile? Oh, mio caro Gran Bailam, come sono contento di vederti! Restate fermo dove siete e ascoltate le mie parole. Ala Gazzab, non voglio vedere la tua faccia, non voglio vederti mai più! Ma Gran Bailam non è molto gentile da parte tua! Wow, come scotta! Wow! Oh, come mi dispiace! Sono talmente maldestro! Oh, 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 oh! Vi avevo detto di stare fermo, voi barate! Ah sì? Forse perché non mi piace questo gioco! Oh, una volta soltanto, fatemi questo favore, luce del paradiso! Oh, e va bene, dato che la cosa ti rende così felice! Ala Gazzam, non voglio vedere la tua faccia, non voglio vederti mai più! Ma è scomparso! Ce l'ho fatta, evviva, ce l'ho fatta! Oh, Gran Bailam! Che ne dici di una tazza di tè? Vi siete morso! Sono solo andato a prendere il tè! È l'ora del sonnellino, caro Gran Bailam! Lasciami riposare, a dopo! Ma no, io però... ma che... Un'altra volta! Ma adesso no, sono stanco! Anch'io. E adesso come faccio? Adesso come faccio? Quando mi farò tornare visibile, capo, presto, vero? Che idea brillante! Aia, la mia mano, capo! Sorprenderò il sultano nel sonno. Una volta sveglio si ritroverà invisibile. Che buio, ci vedo a stento. Spero di non essere io a far le ombra. Ala Gazzam, non voglio vedere la tua faccia, non voglio vederti mai più. Ce l'ho fatta, viva, ce l'ho fatta. Cosa ti fai qui a quest'ora nelle mie stanze, mio caro Gran Bailam? Si nasconda dietro di me, capo. Ecco, io veramente, cioè forse, però è anche vero che buonanotte, se peraltro imperciò che... Il mio letto. Andiamo, capo. Il mio letto è scomparso, non c'è più. Me l'hanno rubato. Devo per forza fare un'altra tentativa. Oh, il mio piede, ma non può stare più attento. Ci riproverò domani mattina, non appena quel trombone sarà sveglio. Fermo così. Ancora tu, Gran Bailam? Ala Gazzam, non voglio vedere la tua faccia, non voglio vedere. Caro Gran Bailam, guardati allo specchio, sei buffissimo! No! Wow! Mi sembra di sognarmi! Ma è Gran Bailam? È tutto qui quello che avevi da dirmi? Per poco non pronunciavo la formula magica davanti allo specchio, ho rischiato di rendermi invisibile, l'ho scampata bella! Io ho detto finché non ci riesco. Ala Gazzam, non voglio vedere la tua faccia, non voglio vederti mai più. Oh, oh, che strano. Stanno succedendo cose strane in questo palazzo. No, l'ho mancato anche stavolta. Non c'è soluzione, niente da fare. Invece sì, ma certo! Come ho fatto a non pensarci prima? El Salam, dove sei? Capi! E sono qui, capo. Tu farai scomparire quel ciccione. Sei invisibile, non si accorgerà di nulla, non possiamo più fallire. Sì, ma come faccio? Non sono capace. Ti spiego, è facile. Basta mettersi davanti al sultano e dire: Ala Gazzam, non voglio vedere la tua faccia, non voglio vederla mai più. Oh, è chiaro? Sì, credo di avere capito. Ala Gazzam, non mi piace la tua faccia, non voglio vederla, ciao. No. Attento. Ala Gazzam, non voglio vedere la tua faccia, non voglio vederla mai più. Hai capito bene adesso? Ho capito, capo. Sei sicuro? Sì, sicurissimo, adesso ripeto. Allora coraggio. Ala Gazzam, non voglio vedere la tua faccia, non voglio vederla mai più. Perfetto.
Capo? Capo, ma dov'è? Io... E sarà! Oh, no, stia buono, capo, si fermi, tanto non può vedermi, non si affanni, capo! Ecco fatto, splendida luce d'oriente. Abbiamo isolato la stanza infestata dagli oggetti che volano da soli. Bene, così va meglio. Non ho potuto nemmeno consultarmi con Gran Bailam. Sembra scomparso e dire che lui sa molto di magia.